una parte di Polifemo, una nuova parte che prosegue il suo giro tra le varie iniziative relative alla festa della donna. Siamo qui nell'aula consiliare del comune di Faggiano, un'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale di Faggiano insieme con l'associazione socio-culturale Idea Confronto e con il comitato Faggiano in Rosa. Il titolo è particolarmente significativo: Donne ed autostima. Ho al mio fianco il sindaco di Faggiano, Antonio Cardia. L'importanza che la donna prenda contezza del proprio ruolo, della propria dignità e che in talune circostanze abbia la forza e il coraggio di denunciare. È questo il messaggio che le istituzioni, nella fattispecie l'amministrazione e il mondo dell'associazionismo, questa sera vuole dare. Sì, certamente abbiamo voluto organizzare in collaborazione con le associazioni che hai da poco anzi citato questo 8 marzo per festeggiare la donna, ma non tanto per festeggiare la donna, perché tutto quello che sta accadendo, vedasi l'ultimo, quel carabiniere che ha fatto quella strage, quella tragedia che è accaduto, deve farci riflettere tantissimo e parlare più spesso delle donne, non arrivare a farlo solo l'8 marzo. Noi, dicevo poco fa, ai miei consiglieri e alle associazioni che hanno, diciamo, organizzato insieme a noi questa manifestazione, dobbiamo organizzarne di più, per far capire non alle donne, ma agli uomini quanto è importante la donna. Una donna che lavora, una donna che fa i servizi in casa, la donna è importantissima ed ha un ruolo fondamentale nella nostra vita. Anche e soprattutto nell'educazione dei più piccoli. Il ruolo di donna come centro del focolare domestico, che badiamo bene non deve essere assolutamente considerato come un fatto riduttivo, ma anzi un punto fondamentale. Quando si perde la figura della mamma, della madre con i suoi insegnamenti che dà ai propri figli, e poi i figli sbandano. Sì, soprattutto in quest'ultimo periodo, perché guarda, stanno venendo un po' meno i valori della famiglia, quindi la donna, la mamma ha una funzione importantissima nella famiglia. Ma io dico di più, io credo che noi dobbiamo cominciare dalle scuole a far giocare insieme maschietti e femminucce, a fargli fare i compiti insieme, in famiglia far giocare in mezzo alla strada le bambine con i bambini, perché io credo che bisogna crescere insieme, solo così un bambino già da piccolo capisce il ruolo della donna e vede che non c'è nessuna differenza tra uomo e donna. Ecco, noi l'auspicio è che il messaggio che voglio lanciare questa sera è proprio quello, no? Stare insieme e che non ci siano più tragedie come queste. Noi dobbiamo continuare a parlare della donna. La donna deve, no, tirare fuori la sua l'autostima, deve tirare fuori tutto ciò che ha dentro, perché determinate cose fatte perché è donna e perché gli spetta, io non le condivido. Io donna devo dire questo, io lo so fare, lo so fare bene. Pertanto colgo l'occasione anche per augurare a tutte le donne una giornata all'insegna della loro felicità, ma soprattutto agli uomini di fare un mea culpa e di rispettare di più la donna. Milena Capuzzimati, presidente del Comitato Faggiano in Rosa. Il suo comitato, la sua associazione in questa sede ha dimostrato di voler difendere la dignità, l'importanza della donna in un momento difficilissimo in cui gesti di efferata violenza di giorno in giorno continuano a perpetrarsi nei confronti delle donne, appunto. Certo, il mio comitato Faggiano in Rosa insieme all'associazione del confronto di Faggiano e l'amministrazione comunale ha deciso questa sera di omaggiare la donna. Certamente non è la festa della donna, ma è la giornata internazionale della donna. Va messa in evidenza tutte le lotte che sono state fatte, ma non solo, di strada ancora ce n'è tanta da fare, e quindi noi siamo vicino a tutte queste esigenze e continueremo a portare avanti quelli che sono i nostri diritti.
tutti, perché parità non significa pareggio matematico, un pareggio con uomini e donne. Parità significa avere la consapevolezza di credere in se stessi e percorrere un cammino e arrivare a quel cammino così come dignitosamente bisogna fare, insomma. Avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto, nonché consigliere comunale del capoluogo ionico. Una manifestazione, quella di stasera, che punta all'autostima che deve svilupparsi nelle donne, la consapevolezza del proprio ruolo, della propria dignità. Oggi è l'8 marzo, da questa mattina lei è andata correndo da una scuola all'altra per parlare dell'importanza della dignità delle donne. E io premetto che è bello considerare le donne l'8 di marzo, ma ogni giorno deve essere 8 marzo. Come ho scritto appunto su una pagina di Facebook, non c'è nulla forse da festeggiare dinanzi a tante tragedie che leggiamo di cronaca ogni volta. Anche questi primi mesi dell'anno non sono stati forieri di notizie positive. Non dimenticherò mai di dire che il nostro lavoro, quello delle istituzioni, quello delle persone esperte di questi temi, è quello di lavorare sulle giovani donne. E sono le ragazze che devono avere la consapevolezza di valere, la consapevolezza che nulla può essere loro impedito, la consapevolezza del concetto del rispetto che si